Non c'è niente da dire, sei un duro. Ti avevo sottovalutato. Hai un po' la faccia da pirla, ma sei un duro. Mica facile, sai. Per questo mestiere bisogna essere predisposti. Tu sei uno che fa la strada, tu dici uno che ci intende, bravo. Oggi abbiamo guadagnato abbastanza e andiamo a mangiare. Sei contento, Pirlotto? Sì, sì. Vedi, testina di siluro, te avresti bisogno di un bravo amministratore che ti guidi. Dove andiamo a mangiare? Non dire stronzate, Rommel, che mangiare? Tu non mangi finché non mi hai restituito i soldi che mi devi. Oggi mangio io. E così mi hanno licenziato. Poi mi hanno portato via la casa ed eccomi qui, in mezzo a una strada. È certo che una storia triste è la tua. A me mi viene da piangere a sentire queste cose. Però se credi di aver fatto un affare ti sbagli, eh. La vita da strada è mica facile, anche se offre delle possibilità. Ci vuole una certa filosofia, una certa predisposizione per la libertà. Insomma, è una vita che è fatta di piccole cose. Non ho capito l'ultima parola. Spiritoso sei. Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso. Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì? E facevo import export. Ah, roba politica. Questa secondo te che cos'è? È una trattoria. E vicino alla trattoria cosa c'è? Non so. La cucina della trattoria. Vieni, vieni, Ravanello, che ti faccio vedere io. Non le puoi sapere ste cose, ci vogliono anni di marciapiede. Una spaghetti al 4. Ciao, Carnacina! Uè, ciao, Fosforo! Ti ho preparato le salsicce, bene, bene, del prosciutto e delle uova. Mille bastano, eh? Sì, sì, va bene, grazie. Sì, caro. Sì. Solo 1000 lire per tutta sta roba? Sì, perché il cuoco frega il suo padrone e io frego il cuoco. Mica per niente mi chiamo Fosforo. Sì. Sono intelligente, o no? E perché i milanesi hanno costruito il Duomo? Perché sapevano che un giorno ti sarei venuto a mangiare io. Comunque ti piace questo ristorante? E beh, c'è una vista meravigliosa. E la cucina, casalinga? Ma certo, più che casalinga è privata. Ma proprio privata del tutto, perché ho deciso che mangio solo io, quindi... Guarda che ho fame anch'io. E beh, gli stronzi non mangiano. Gli stronzi sono la conseguenza del cibo, ma non mangiano. Poi calma adesso con le offese, hai capito? Ma vai a fare un giro, se vuoi andare via anche subito per quello che me ne frega a me. Pensa a te. Comunque, mi devi 1500 lire per la visita al Duomo, 500 perché ti ho fatto da cicerone, 250 per l'uovo, perché viene dall'Albania e roba estera, totale 2250 lire. Capito? Poi hai capito o no? Sì, ho capito. Era fresco almeno. Non so, l'ho mandato giù intero.